Al posto dove abitualmente sedeva Filippo Tella, un grande fascio di fiori. Gaetano Di Bacco e il professor Paolo Spigliati hanno brevemente ricordato Filippo, poi un minuto di silenzio. Orchestra e spettatori in piedi. Il Cinema Pacifico era al completo, una grande orchestra vanto della realtà musicale abruzzese, l'Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Michele Campanella. L'orchestra fu fondata nel 1970 da Nino Carloni e riconosciuta fra le principali istituzioni concertistiche orchestrali d'Italia. È stata protagonista della nascita musicale della regione Abruzzo. Ha tenuto finora oltre 2000 concerti e ospite di importanti istituzioni musicali in Italia e all'estero. L'orchestra ha inciso numerosi CD per importanti case discografiche e per la RAI Radio Televisione Italiane, in prime assolute. Michele Campanella è considerato uno dei maggiori interpreti delle pagine musicali lisziane, ha suonato con le principali orchestre europee e statunitensi, collaborando con grandi direttori d'orchestra come Claudio Abbado, Gianluigi Gelmetti, Zubin Mehta, Riccardo Muti ed altri. Nel concerto sulmonese sono state eseguite importanti pagine musicali di Beethoven, concerto numero 3, opera 37, e il concerto numero 4, opera 58.